Grande successo martedì 20 agosto per il concerto lirico organizzato dalla Proloco con il patrocinio del comune di Scalea. Tra le mura della chiesa di Santa Maria d'Episcopio si sono dati appuntamento appassionati e semplici cittadini per assistere al duo musicale composto da Beatrice Amato, mezzo soprano, e Francesco Aliberti al pianoforte. Dopo i primi quattro brani, una gradita sorpresa per il pubblico presente, l'esibizione del soprano Emanuela Quartullo, accompagnata al pianoforte da Chiara Delle Ville. Nel corso della serata, eseguiti i brani di Giuseppe Verdi, Carlo Lombardo, Amilcare Ponchielli, Giacomo Puccini, Franz Lier, Francesco Cilea e tanti altri. Tra i presenti, oltre al parroco Don Franco Laurito, il presidente della Proloco Giovanni Lerose e il commissario prefettizio del comune di Scalea, dottor Massimo Mariani, che ha salutato e ringraziato i quattro maestri e tutti coloro che hanno assistito allo straordinario evento culturale e musicale. No, detto questo, invece voglio ringraziare innanzitutto voi per questa serata, io come
centinaia di CD e faccio anche viaggi per partecipare godermi qualche concerto e anche qualche opera lirica, compatibilmente con il mio impegno. Quindi ogni volta che mi è possibile partecipare a queste serate partecipo volentieri. In questo caso mi fa veramente piacere, in quanto in questo periodo rappresento il Comune di Scalea e credo che sia doveroso per l'amministrazione e della persona di chi in questo momento a lui la rappresenta essere qui in ogni circostanza in cui si esprime qualcosa di bello e vorrei dire quasi di utile per noi tutti. Credo che la cultura, sotto tutti i suoi aspetti, sia una delle chiavi di volta che possa aiutare innanzitutto Scalea, in un momento un po' particolare, diciamo. Gli scaleotti sicuramente comprenderanno cosa mi riferisco, tutti gli ospiti spero lo stesso. E poi perché credo che in generale la cultura sia una chiave di volta per il nostro paese. E quindi diciamo con queste aree, a parte qualche autore diciamo non italiano, perché sono state aree al 99% italiane, noi abbiamo, come dire, abbiamo veramente raccolto il frutto di questo nostro straordinario paese, attraverso le note e attraverso le voci di queste splendide voci, anche per queste splendide note. Quindi spero che la serata vi sia piaciuta, fra poco mi cammino perché vi assicuro che sono molto stanco, è stata una giornata molto dura, e comunque vi auguro una buona serata, grazie.